in questo episodio. Ehi, aspettate, ma questo non è solo l'ultimo video del 2023, è anche l'ultimo video di questa incredibile serie! Wow, siete sempre stati al mio fianco durante quest'anno! E proprio lì abbiamo il 2024, che attende di essere scritto insieme! Cavolo, mancano poche ore, eh! Siete carichi! No, perché siete stati da sempre il motore che ha alimentato ogni mia conquista. Ma il milione di iscritti ancora non l'abbiamo raggiunto! E non posso mollare adesso. Quindi guardatevi questo video, perché ve ne aspettano altri 300 il prossimo anno. Buona visione e grazie. Ciao allenatori, ci troviamo al Pokémon Center di Yokohama, qui a Tokyo. Mi raccomando, un mi piace subito, un commento e l'iscrizione per supportare questa serie infinita di video qui in Giappone. Io sono carichissimo perché è un Pokémon Center un po' particolare, ci sono alcune chicchette che non ci sono da altre parti. E soprattutto ad accoglierci, visto che Yokohama è sul mare, un Kyogre enorme. Tra poco vi mostro, ma prima ci troviamo su questa galleria. Guarda che figo il logo Yokohama. E qua hanno arredato praticamente con tutti i Pokémon di nona generazione, quindi spazio Paldea. Mentre da quell'altra parte abbiamo le Evolution e altri Pokémon sempre di nona gen. Adesso, superato questo varco, come potete vedere qua, venite. All'ottavo piano, usciti dalla stazione, c'è un centro commerciale, Pokémon Center Yokohama. Ah, che carino! Questo con il logo di Sabol e Tartuga, che chissà che strana scelta, eh? E si trova proprio di là, quindi dai, ad accoglierci un Miraidon e un Coraidon, che potete vedere dall'altra parte. Questo è l'ingresso e qui abbiamo ovviamente tutta una struttura dove potete sempre giocare a Pokémon, quelle schedine là. E qui possiamo sempre fare, come nel Pokémon Center di X, vedete? Le monete d'oro, quelle di bronzo, queste dorate. E abbiamo Zacian, ma soprattutto Lugia, che è una figata. Ragazzi, questa di Lugia tocca farla per forza. Costa circa 200, nulla di che. 200 yen, quindi pochi euro. E la facciamo tra poco. Di qua invece abbiamo un'area tutta dedicata, per esempio, ai Gashapon. Anche qui ne abbiamo vari che non abbiamo trovato in giro. E questo è l'ingresso. Logo Pokémon gigantesco. E visto che è sul mare, ecco qua. Manaphy, lì davanti, è stupendo. E anche Pikachu Marinaio, che è praticamente un'esclusiva del Pokémon Center qui a Yokohama, che ovviamente è, indovinate, esaurito. Ci sono alcuni dettagli molto interessanti, come vedete. Tartwig e Sobol. Perché hanno scelto Tartwig e Sobol qua? È strano, eh? Io, ragazzi, mi sono dovuto vestire anche oggi con la maglietta classica, la Dolly Noir Edition Charizard, che potete sempre trovare sul Federic Store, perché non c'è niente da vestire. Non ci sono vestiti. Ma tu me li compri i vestiti Pokémon a Tokyo, scusa. Giusto perché io comunque io cerco online, perché secondo me. Questi qua li troviamo in tutti i Pokémon Center. In tutti, sì. Tutti. Cioè, veramente in tutti i Pokémon Center. Li hanno messi. Beh, è normale. Poi li cambiano con l'uscita delle nuove gen. E vabbè, cosa dire? Cosa posso dire? È veramente incredibile. Incredibile, wow. Certo che delle onde finte però che scendevano, no? Perché Rayquaza gli hanno fatto che spaccava il soffitto. Qua l'hanno appiccicato così. Delle onde, no? O magari una fontana sotto. Beh, per i bambini non era fattibile, ovviamente sarebbero tipo annegati, no? Però sì, delle fontane, un ruscello, qualcosa, poteva essere molto carino, qua. Sì. Poi per il resto non c'è molto da mostrarvi, a parte gli ambienti che starete vedendo sotto. Oggi noi andremo in giro a Yokohama per mostrarvi meglio la città e tutto quanto. Però ha le stesse cose degli altri sensi. Quindi vi mostro giusto alcune cose che ho visto qua esclusive per il momento, che magari sono finite da altre parti. Per esempio, queste non c'erano negli altri center. Ovviamente ho preso il kit, ho preso questo qui con la teghiera da tè e questo qua, questo set con il piattino. 5280 più 3960, una ventina di euro, ci sta, ragazzi, perché è veramente stupendo. E il sbrigatito non fa parte del set. Tra l'altro io ho preso gli ultimi perché ho preso l'ultimo di Quaxly, che come vedi è finito, c'è rimasto solo Fuecoco, che stanno qua sotto. Eccoli qua. Vedi che non c'è più? Sì, c'è. Ah, è imbucato. Ah, ok, era imbucato, ok. Allora io ho preso questi tre. Anche tutti questi piatti non c'erano negli altri center, soprattutto questo qua che fa parte sempre del set di Sprigatito, che è questo qua. Ah,
no, è un posacenere, vedete? Questo fa sempre parte del set, ma non c'era. Sembra più qualcosa tipo un barattolino, per niente di che. Forchettina diversa, questa fatta con il Pikachu colorato. Invece io avevo preso questa qua, che invece vedete era stampato in questo modo qua, quindi intagliato questo. E questa qua invece c'è solo qui, insieme al cucchiaio. Anche questa qua non l'avevo vista negli altri center. Gli USB Type-C di Charizard non l'avevo mai visti. Questa è tanta roba, questa è la sezione dedicata tipo alle AirPods, agli orologi, a tutti quegli accessori. Mi ricorda Real Case. Questa è un po' più rifornita degli altri. Guardate qua, per esempio, i porta AirPods dei Gengar. Qua ce ne sono molti di più, eh. Poi abbiamo questo spazio completamente deserto, non c'è assolutamente niente. Secondo me qua una volta c'era una statua, c'era qualcosa, perché non ha proprio senso questo spazio così. Sì, sì, qua secondo me c'era qualcosa, vedi, guarda. Tra qualche anno ci metteranno la mia statua. Tra l'altro, senti, ma c'è un eco stranissimo. Parla qui. Prova, è vero. Ci metteranno la mia statua così da qualche anno qua. Il migliore allenatore. Tra l'altro, vederlo da qui, mi sono solo ora reso conto che, vedi che sono i colori di Kyogre e sono praticamente, no, i cerchi. Da questa parte qua è bellissima questa vista, è tanta roba questi, raga. Altre cose, c'è questo, che può essere messo tranquillamente qua così. È bello, eh. Questo è carino. C'è questo e ovviamente felpe poche. C'è questa qua. Nulla di che, è un disegnino niente di che. È taglia L. La L qua, ragazzi, se le prendete sono praticamente le nostre M. Quindi a me mi sta praticamente piccolissima, non la prendo. Anche le magliette che ho preso mi stanno corte, l'avete visto negli altri video. Ma qua ci sono le felpe, negli altri no. Qui qualcosa gli è rimasto effettivamente. Vedi, gli è rimasta anche questa qua con Miraidon. Vabbè, nulla di che, eh. Per il resto questo Pokémon Center, ragazzi, è finito. Non c'è nient'altro. È bella l'atmosfera. Ci abbiamo sempre il reparto con tutti i peluche. Vi invito a guardare anche tutti gli altri center che sono un po' più caratteristici. Questo, stando sul mare, mi sarei aspettato qualcosa di più. C'è tutta una sezione laggiù in fondo con le macchine per, no, acciuffare i Pokémon. È interessante perché gli altri non ce l'avevano. Questo è l'unico che ce l'ha la sezione così. Quindi penso sia una collaborazione. E ci sono tanti peluche che qua dentro non ci sono, ok? Tipo io ho preso questo gigantesco e altri che poi vedrete nel video. Quindi adesso in questo video cosa andiamo a fare? Andremo a Yokohama a farci un bel giro, andremo a mangiare. Ci racconterà un po' la città Oliver, che tra poco raggiungeremo, perché è veramente una bella città e vale la pena visitarla. Diciamo, è sempre una Tokyo in miniatura. Miniatura? Sì, siamo fuori Tokyo. Prima ho detto che siamo a Tokyo, però in realtà, cioè, siamo un po' lontani. Un pelino fuori Tokyo, però è una piccola Tokyo. Niente, venite con me perché ci sono alcune cose che voglio mostrarvi che sono veramente, veramente top. Dai, andiamo. Oh, Pokémon Center lasciato. Siamo a Yokohama, come già detto, sul mare. Non scherzavo, guarda che spettacolo. Qua ci sono dei palazzi assurdi della Sony, Caffarino, insomma c'è di tutto, ragazzi, qua. È veramente molto bello. Famosa questa città per la Chinatown, che è la Chinatown, sì, che è la più grande del Giappone. Più grande del Giappone. E anche perché c'è il Gundam gigante. C'è il Gundam che cammina. Cioè si muove, fa tipo il passo, tipo così in slow motion. Quanto è grande? Questa bassa, 20 metri. È scala 1 a 1. Cioè è più grande di casa, cioè del palazzo di casa mia. Eh sì, 20 metri, oh. È come quello di Odaiba, 19 metri e mezzo, 20 metri, ma più o meno quella è la dimensione. Beh, vi porteremo a vedere tutto questo tra poco. Siamo qui dalla Nissan e ci sono macchine di questo calibro. 1 milione di euro di macchina. Bella, eh? E là ci sono quelle vintage, sono super carine. Mind blowing. Folle. Stiamo andando a questo centro postale dove ci dovrebbe essere anche un mega tombino praticamente fatto a tema Pokémon. Qua siamo proprio nel centro, nel cuore di Yokohama, da praticamente l'ex palazzo più alto al mondo, superato dallo Skytree, che tra l'altro abbiamo già visitato. Qua abbiamo praticamente tutta la sezione porto con un veliero, la ruota panoramica, starete sicuramente vedendo tutto sotto. E tra poco prenderemo la funivia che ci porterà a mangiare in una gelateria un po' particolare qua a Yokohama, molto molto buona. E nulla, continua la nostra esplorazione, posso dirlo? Bella, per ora mi sta piacendo molto più di Tokyo, perché questa è moderna, ragazzi, sta città. E lo sapete che a me piace proprio questo design, no? Così fresco, nuovo, bello. In questi minuti siamo usciti un po' dagli schemi. Io mi sono prefissato qui un viaggio a
Tokyo, completamente inedito sul mondo Pokémon, ma la cultura è fondamentale, soprattutto perché una volta che vedete tutti i Pokémon Center e le varie strutture, qua a Tokyo dovete vedere anche altro, se non sapete cosa fare. Oliver ci ha fatto un po' da guida in questi giorni e qui a Yokohama abbiamo trovato la cassetta delle lettere a tema Pokémon con il Piplup. Carinissimo. Sicuramente sarà stata fatta per qualche concorso, perché qua in Giappone si possono vincere un sacco di carte o premi a tema Pokémon spedendo appunto determinate cose che poi vengono rispedite indietro con allegato premi e quant'altro. E niente, qua ci dovrebbe essere anche un tombino e i tombini hanno una lore, adesso ve la spiego. Praticamente le poste giapponesi hanno spesso delle collaborazioni con i Pokémon e quindi vendono del merchandising a tema Pokémon, quindi credo che mettano queste buchette delle lettere marchiate Pokémon perché fanno appunto, se tu spedisci qualcosa ti torna indietro con il premio. Sì ma lo facevano, tipo per ottenere il Flying Pikachu, se tu mandavi appunto il biglietto aereo fatto in un certo modo ti tornava indietro con la carta, cioè nel senso le fanno, quindi è assolutamente vero. Sì però è la prima volta che vedo una cassetta a tema stracarina, una sponsorship poi sul mare con Piplup ci sta di brutto. Ed eccoci qua, tombino al tema Pokémon, Pikachu femmina, Pikachu maschio, con il gabbiano, visto che siamo sul mare, e la ruota panoramica, e anche il palazzone, quello altissimo, vedete? Ha le stesse sembianze. Veramente, veramente super carino, devo dire la verità, E tutto il Giappone è disseminato da questi tombini e in realtà ci dovrebbe essere proprio una mappa online, quindi pubblica, che vi lascio magari in descrizione, dove potete vedere le posizioni esatte di tutti i tombini. Noi eravamo a Yokohama e quindi oggi per l'occasione ecco qua il tombino a tema Pokémon. Beh, una figata comunque. Lu, dammi il piede di porco per favore, ci abbiamo spazio in hotel? Allora, praticamente ogni serie di tombini che fanno in Giappone sono dedicate a delle prefetture e questo è l'unico che c'è nella prefettura di Kanagawa, che è dove siamo noi adesso qui a Yokohama. Questo è il municipio di Yokohama. Pikachu femmina e maschio che richiamano il tombino che abbiamo da poco visto. Siamo distanti circa 500 metri, forse anche qualcosa meno. Hai qualcosa da spiegare? No. Ma abbiamo anche Eevee, che secondo me è stato messo per il lancio di Let's Go Pikachu Eevee. E da quel momento, quindi dal 2019, non li hanno mai levati. Forse c'erano anche prima, non lo so. Pokémon ovunque in Giappone, non isolato. Il Gundam chiuso oggi, ovviamente. Arrivo io, non si può accedere in nessun modo. Gli altri giorni era aperto, ma tutta la settimana è stato chiuso. Quindi, niente, vi farò vedere qualche clip. Andata così, però c'è ancora Chinatown che sta di là da vedere. Dopodiché questa gita qui a Yokohama si può dire conclusa. La Chinatown più grande del Giappone, superato quel parco lì. Penso che ci fermeremo anche a mangiare qualcosina, visto che è pieno di street food. I ravioli, se non li mangiate qua, dove li dovete mangiare? Scusate, Tanta tanta roba. Niente, attraversiamo. Potevo non assaggiare la cotoletta. Wow. Katsudon? Si chiama così? Chinatown? No. Come si chiama? Si chiama Zachi Pai. Davvero? Sì, sì. E Katsudon non è la stessa cosa, scusa. No. Vabbè. Comunque hanno un sacco di cose, dai bao ai ravioli, hanno veramente un sacco di cose. E niente, io ho scelto questa, ma in realtà qua potete veramente sbizzarrirvi, ragazzi. Cioè, io assaggio questa, adesso vi do la mia impressione, ma ci sono anche le fragole, le cose, boh, vabbè. Vai. Vi starò sicuramente facendo vedere clip sotto a manetta, lo sapete, come sempre. Quindi assaggiamo. Mi metto qua al centro per l'assaggio. Scott, Cotoletta. Buona, perché l'ho presa anch'io. Piccantissima. Piccantissima? Picca un botto, ragazzi. Strapiccante. Strapiccante. E bollente. Madonna. No, Lu, è piccantissima. Ma veramente? Ma è buona almeno? Buonissima. Cotoletta bella grassa poi. Molto oliosa. Mi sento un po' l'olio. Però anche un'altra cosetta io la prenderei prima di andare. Vediamo di concludere con un raviolino. Non te lo mangi un raviolino? Raviolino e poi via, dai. Così concludiamo questo video. Lungo, sto trascente. Mi è piaciuto, però. Vabbè, allora che fai? Non li prendi tu ravioli? Ma sì, aperitivo. Tra l'altro andiamo a mangiare il sushi a Tokyo. Pacchettine le danno. E io ho scelto questo perché c'era un po' di fila. Però in realtà qua a Chinatown, ragazzi, ce ne sono talmente tanti. Ultimo per concludere questo video, primo raviolo cinese vero, raviolo cinese dall'altra parte del mondo, anche se non sto in Cina, però guarda come sgoccia lui. Ma sembra buono. Vediamo. Siamo al pari di magenta.
No, eh. Il mio spacciatore di fiducia di ravioli di magenta mi farebbe meglio. Ma è vero, in realtà quelli di magenta dove mangio sono molto più buoni, cioè non sono sentiti. Sono molto più gustosi. Sì, ma sono diversi questi. C'è proprio un'altra cosa, un'altra carne, un altro. Sì. Non sono abituato, magari questi sono quelli originali, quelli di magenta. No, però magenta, ragazzi, mangi in un posto che non faccio pubblicità perché già ci fa troppa gente e poi non trovo mai posto. Signori, da Chinatown è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video qui nel mio tour a Tokyo. Giro per il Giappone. Mi piace, un commento di iscrizione è sempre fondamentale. Se questi video vi piacciono, condivideteli e fateli scoprire a tutti. Ci vediamo al prossimo. Un bacione grande. Ciao! Nel prossimo episodio. Ah no, è finita. Va bene. Buon anno a tutti allora. Dai, ci vedremo con una prossima serie.